4 punti nelle ultime due gare, il Sassuolo ci può stare quindi in Serie A? Ci può stare sì, noi lottiamo, dobbiamo lottare una partita dopo l'altra perché è un campionato lungo e difficile, e senza guardare la classifica tra virgolette, e poi alla fine vedremo dove saremo. Adesso l'Udinese? Adesso bisogna recuperare, sono 2 giorni e giochiamo una partita difficilissima anche perché loro vengono a 2 sconfitte consecutive, quindi non sarà facile, però dovremo sfruttare anche il fattore casa. Sì, cos'è che mandò per 7-0 con l'Inter di qualche settimana fa? No, ci siamo guardati in faccia, abbiamo discusso tanto col mister, con tutti, abbiamo parlato e abbiamo fatto uscire tutte le cose e siamo più uniti di prima. Solo dopo la sconfitta pesante con l'Inter dimostra di meritare la Serie A? Questo bisognerà aspettare, vedere, il campionato è infinito, noi, il nostro obiettivo è quello di metterci a posto, di trovare la strada giusta e di provare veramente a giocarcela fino alla fine, questo è il nostro grande obiettivo. Siamo partiti in un campionato nuovo, difficile, con tante difficoltà, credo che abbiamo intrapreso la strada giusta che è quella della sofferenza, dell'umiltà, del sacrificio, e non possiamo permetterci altro. For the future, next matches are very, very hard. Juventus, and Wednesday and Saturday Napoli. Of course, playing this match, it's a really big dream for me. So, if I was play, I will be really happy. And it's a question for our coach that he give me a chance in the starting 11. Un sogno per lui ovviamente giocare 2 partite così, però questo è un argomento che riguarda l'allenatore e le sue scelte. Lui sarebbe ovviamente contento di partire nell'11 titolare. What's your sensation about this first match with the Catania t-shirt? Yeah. It was first match in the starting 11, so I played the last game in the Cagliari, maybe 20 minutes. But now it's especially we play home and in front of our fantastic fans, so I was really happy before the match. So, and now I'm really sad. So. Ok, dice che sostanzialmente era molto contento anche prima della partita per la prospettiva di giocare la prima gara titolare davanti al fantastico pubblico del Catania. Adesso ovviamente è rammaricato per il risultato, questa è la differenza. È comunque stato importante giocare la prima da titolare dopo i 20 minuti di Cagliari, la gara che il Catania ha perso. Questo era un pareggio importante in un campo molto difficile come quello di Catania, per la salvezza c'è tanto ancora da fare comunque. Sono tante partite, quasi 30 da qui alla fine del campionato, per quello è un risultato che dà continuità un po' a quello che stiamo facendo di buono nell'ultimo periodo. Devo dire che abbiamo disputato un'ottima gara, tranne i primi 25 minuti in cui Catania ci ha messo un pochino alle corde e noi non siamo stati bravi nel tener palla, nel salire, nel riproporsi. Nel secondo tempo abbiamo creato diverse situazioni di pressione di Zaza, ma non solo quella, perché abbiamo sbagliato 4-5 situazioni in cui l'ultimo passaggio poteva essere determinante e noi non siamo stati bravi ad approfittarne. Una domanda sulla sua ex squadra, la Roma ha vinto l'ultimo scudetto nel 2000-2001, Roma ancora a punteggio pieno, 9 gare, naturalmente la favorita per lo scudetto di quest'anno, la sua ex squadra. Beh, so che ha vinto nel finale anche in 10 con Bradley che è entrato, per quello si vede che è un anno positivo per la Roma. Mi auguro per loro che possa continuare, anche perché ho grandi amici e c'è da parte mia sempre un grande affetto nei confronti. Totti? Non solo lui, però lui, magari ho vissuto 5 anni bellissimi con lui, abbiamo vinto anche l'ultimo scudetto, per quello mi auguro che si possa ripetere. A maggio scudetto Roma e salvezza per il Sassuolo? È troppo buono, per quello. Mi auguro che sia di buon auspicio per tutti e due.